Mi complimento, perché vado al modo con la brillante e profonda comunicazione del professor Penrose. E certamente non è il caso che la filosofia metta le mani all'interno della scienza. E la scienza sa fare molto bene ciò che intende fare, ma la filosofia può cercare di capire qual è il significato delle parole usate dal sapere scientifico. E il professor Penrose ha usato delle parole importanti in campo filosofico, soprattutto le parole coscienza, intelligenza, capire. E sulla differenza tra ciò che può fare un computer e ciò che può fare una coscienza, ha detto delle cose estremamente interessanti. Ma il pensiero filosofico, che oggi sta quasi in ombra rispetto all'imponenza del sapere scientifico, e si spinge però sin tanto, sin dove il pensiero umano può spingersi. E cioè incomincia innanzitutto a rilevare che la scienza non può enunciare verità incontrovertibili. Ma questo non è la filosofia soltanto a dirlo. È la scienza stessa a riconoscere di essere un sapere ipotetico, deduttivo, probabilistico, ed è perfino la stessa scienza matematica a riconoscere questo. Quindi, certo, la filosofia non deve mettere le mani all'interno della scienza, perché, come ora accennerò, ma non sarà più che un cenno, la scienza, tirate le somme, mira non alla verità, ma alla potenza sul mondo. E la scelta tra due teorie diverse e concorrenti è da ultimo determinata dalla capacità dell'una piuttosto che dell'altra di trasformare il mondo. Questa è la scienza stessa a riconoscere di non poter più fare ciò che ancora Galileo credeva di poter fare, e cioè fare un sapere che nessuno, né dei né uomini, potrebbero smentire. La scienza mira ad aver potenza sul mondo, e anche la matematica. Anche se la matematica è utilizzata in campo fisico ancora, per quanto io ne sappia, secondo una frazione piccola delle sue possibilità, anche la matematica, da ultimo, non mira a una verità assoluta. Prendiamo per esempio il principio matematica di cui Gödel si è servito quando ha costruito i suoi teoremi, all'interno del quale sta il teorema di cui ha parlato il professor Penrose. E anche il principio matematica su cui Gödel riflette incominciano da postulati. Cioè, postulare vuol dire io ti chiedo di concedermi qualcosa da cui poi, secondo certe regole, dovrà discendere qualche cos'altro. Anche queste regole però non credo che possano vantare di essere delle regole incontrovertibili, cioè sono esse stesse delle convenzioni, cioè si conviene che data una proposizione si debba seguire una cert'altra proposizione. Secondo appunto una regola, ma che la regola sia assolutamente incontrovertibile, non è nemmeno questo
qualche cosa di incontrovertibile. Una seconda osservazione a proposito di quanto ha detto il professor Penrose, ma che potrei estendere anche a, come facevo prima, a proposito della scienza, potrei estendere a tutto il campo del sapere scientifico, è che quando la scienza parla di coscienza, di intelligenza, di comprensione, la scienza si riferisce a oggetti particolari, a cose particolari, il capir questo, il capir quest'altro, il compiere questa operazione, il compiere quest'altra. Ma quando noi diciamo dimensioni particolari, cioè la coscienza intesa come cosa particolare, e la coscienza da dove è attinta? La notizia della coscienza da dove è attinta? Da dove attingono le scienze psicologiche, neurologiche, fisiche? Da dove attingono la notizia dell'esistenza di coscienza, di operazione cosciente, di fatto psichico? E la attingono da una dimensione alla quale la scienza in genere non presta attenzione. E se vogliamo dire qual è questa dimensione, dobbiamo dire che è la manifestazione del mondo. Non c'è un passo che la scienza possa compiere che non muova dalla manifestazione del mondo, che non è una cosa tra le cose, perché la manifestazione del mondo include anche le cose passate, le cose future. Quando parliamo per esempio di teoria evoluzionistica, l'evoluzione della coscienza è un qualche cosa che sta all'interno di quella più ampia coscienza, all'interno della quale emerge qualcosa come evoluzione della mente, evoluzione dell'uomo. Quindi, quando si parla di produzione della coscienza, bisogna avere l'avvertenza di rilevare che si intende la produzione o la producibilità di un oggetto particolare, giacché la manifestazione del mondo nella sua totalità non può essere oggetto di produzione. E se non altro per questo motivo, perché il produttore, se dovesse avere a produrre la totalità della manifestazione del mondo, il produttore starebbe al di fuori della manifestazione del mondo e quindi sarebbe un qualche cosa di ignoto. Una terza osservazione a proposito del tema che ci è stato proposto dagli organizzatori del rapporto tra intelligenza artificiale e intelligenza naturale. Si vuole produrre l'intelligenza, ma quando ci si fa considerare che cosa l'intelligenza sia, bisogna anche fare i conti con ciò che il pensiero filosofico ha detto dell'intelligenza. È vero, per la fisica e per le scienze in genere, che esista un mondo indipendente dall'intelligenza è un qualche cosa di acquisito. Però non ci si deve dimenticare che questo mondo che esisterebbe al di là dell'intelligenza è da capo qualche cosa che stiamo comprendendo e quindi non è qualcosa che stia al di là di questa comprensione che prima ho chiamato manifestazione del mondo.
E non si deve dimenticare che rispetto a questa concezione di un mondo che esiste indipendentemente dalla coscienza, il pensiero moderno ha appunto rilevato che questo mondo non è quel mondo che esiste al di là della coscienza, perché questo mondo è il mondo consaputo. In quanto consaputo è il contenuto della coscienza e che non può essere al di là della coscienza. Qui basta avere consapevolezza di quanto è stato detto da Cartesio in proposito per capire come, ecco, questo mondo, Cartesio lo definiva, cito così a memoria, ea omnia quatenus in nobis sunt, et in nobis fiunt, et in nobis deorum conscientia est. Cioè, tutte quelle cose, in quanto sono in noi, divengono in noi, e in noi vi è coscienza di esse. Dopodiché, le cose sono andate avanti e si è arrivati al superamento della concezione dualistica tra intelligenza e coscienza. Tralasciamo queste annotazioni che ci porterebbero lontani, e invece concentriamo l'attenzione su un tratto che è decisivo non soltanto in relazione alla storia della scienza, non soltanto in relazione alla storia della cultura, ma direi in relazione alla storia dell'uomo. Anche il professor Penrose mi pare che abbia usato l'espressione costruire la coscienza o produrre la coscienza. E comunque è in questione la possibilità della produzione della coscienza. Ora, qui il termine che viene dato come fuori discussione, ma che invece è determinante, è appunto il termine produzione. Sappiamo bene che tutte le scienze, ma anche le scienze non solo della natura, ma anche le scienze storiche usano questo termine senza preoccuparsi di vedere l'abisso che questo termine, che sotto questo termine si cela, produrre. E allora anche qui, prima ho citato Cartesio, ma ricordo Platone. E ricordo la definizione che Platone dà della produzione, e la ricordo per produrre, perché è la definizione che resta definitivamente alla base di tutto ciò che l'Occidente ha compiuto, ha pensato, ha realizzato in campo scientifico e in campo non scientifico. Quando adesso citerò questa definizione platonica di produzione, probabilmente molti di loro diranno: ma lo sapevamo, sappiamo cose di questo genere. Certo, le sappiamo perché sono divenute ciò di cui ormai la nostra civiltà è convinta che sia l'evidenza indiscutibile. E quindi è diventata senso comune. E quindi se c'è qualcuno che come sottoscritto invita a riflettere su questo che sappiamo tutti, ci meravigliamo e dice, possiamo dire, ma non stiamo a perdere tempo con queste cose, andiamo piuttosto nel dettaglio, per esempio, del sapere scientifico. Ebbene, che cosa dice Platone della produzione? La chiama poiesi. Anche qui cito pressappoco, se mi permettono di dire prima il testo greco, poi lo traduco, ma il testo greco così lo cito a spizzichi.
Fruizione poiesis, mi riferisco a un passo del convivio che è il passo 205 di C. Convivio simposio. Dice Platone, produzione è ogni causa, chiama causa aitia, e ogni causa che faccia passare una qualsiasi cosa, ec tu me ontos, eis tu on. Produzione è la causa che fa passare una qualsiasi cosa dal non essere all'essere. Allora, non esiste in Occidente il campo scientifico e il campo non scientifico, non esiste ormai più alcun luogo in cui questa, che viene considerata ormai una banalità, non sussiste. È il piedestallo di tutto ciò che pensiamo e facciamo. Ma è anche il piedestallo della produzione. Quindi anche quando si vuole parlare di produzione della coscienza, non si può scantonare ed evitare di considerare il significato della produzione poiesis. Produzione, la causa che fa passare dal non essere all'essere. E in questo passo del convivio, Platone prosegue dicendo che tutte le ergasiae, cioè le azioni che vengono compiute nelle tecniche, tecnai, sono produzioni. E sono produttori, si chiama poietai, sono produttori anche i demiurgoi, coloro che producono nei diversi campi. Quindi qui è introdotto il concetto di tecnica in connessione al concetto di produzione. Ora, tutti siamo convinti della inutilità di parlare di concetti così elementari che riteniamo assolutamente evidenti, e tutti siamo convinti di questo soprattutto dopo aver sentito i dettagli così interessanti come per esempio quelli indicati dal professor Penrose. Però vorrei, e qui ci avviciniamo al centro del mio discorso, e rilevare che quello che tutti riteniamo, e che anche la scienza ritiene, ogni tipo di scienza, l'evidenza suprema, cioè la osmosi, il far passare dal non essere all'essere, questo che tutti riteniamo l'evidenza suprema, non è un contenuto osservabile. E questo da prima può certo urtare, direi, una buona parte degli uditori, se non la maggior parte degli uditori, perché la protesta in relazione a questa affermazione è: ma come? Il passare da non essere all'essere è l'ovvietà. Nasciamo, moriamo, spostiamo gli oggetti, e tu ci vieni a dire che non è osservabile, che ha delle implicazioni notevoli, perché allora ogni tipo di produzione, e quindi anche la produzione, l'eventuale produzione della coscienza, non è qualcosa di osservabile. Indico molto rapidamente la motivazione di questa affermazione. E passare dal non essere all'essere, o dall'essere al non essere. Faccio un esempio. La città di Hiroshima è stata distrutta.
quando è distrutta non appare più così come appariva prima di essere distrutta. Non è più osservabile, la si può ricordare, ma non è più osservabile così come era osservabile quando ancora non era stata distrutta. E prima di essere distrutta era osservabile. Quindi la distruzione, per chi crede che la distruzione sia un passaggio della città dall'essere al non essere, la distruzione deve essere insieme un non appartenere più alla manifestazione del mondo. Si tratterebbe di riflettere su questo concetto, che cioè, se si crede che qualcosa era nulla, incomincia ad essere e poi diventa nulla, ecco, questa affermazione è una teoria e non è un'osservazione. E volendo fare un esempio, potremmo dire che noi vediamo il sole nella botta del cielo e poi non lo vediamo più al tramonto e non lo vedevamo ancora prima che spuntasse all'alba. Ma allora ha senso credere che la volta del cielo, cioè l'osservabile, ci mostri che cosa ne sia, quale sorte abbia il sole prima di essere sorto e dopo essere tramontato? No. Il sole, la volta del cielo, non mostra la sorte del sole quando non è ancora dentro la volta e quando non è più. Ancora una osservazione. È stato molto interessante quando il richiamo del professor Penrose a Gödel. Ci sono delle verità, dice Gödel, che non sono dimostrabili, ma sono vere. E queste sono le verità che a volte nei Gödeliani, ma mi pare di ricordare nello stesso testo, negli stessi testi di Gödel, vengono chiamate verità intuitive. Ma anche in questo caso, che cosa significa verità? Ora è chiaro che la logica e la matematica usano le parole verità, non verità, ma usano delle parole che meritano innanzitutto essere di venire sondate nel loro significato. Verità è per esempio la manifestazione del mondo di cui parlavo prima. E noi siamo convinti di essere qui alla Calipro, a Milano, in Italia, con il professor Penro. Ma questa convinzione, che è un'intuizione, la manifestazione del mondo, questa intuizione perché non può essere negata? Ma chi la nega, e anch'io personalmente sono convinto di essere qui a Milano, alla Calipro, chi la nega viene considerato pazzo, viene messo ormai non ci sono dei manicomi, veniva messo in manicomio. Però il mettere in manicomio uno non vuol dire che costui sia nella non verità, vuol dire avere la capacità, la forza di, che prevale sul modo di esprimersi di costui che viene qualificato come pazzo. Cioè, quello che per Gödel è la verità non dimostrabile è, per usare una parola che se non sbaglio
professor Pedro usa è una fede, soltanto che qui uso la parola fede in un senso più ampio e, se permettono, più radicale. Perché se teniamo presente quanto dicevamo prima a proposito della impossibilità che la scienza esprima verità incontrovertibili, allora dobbiamo dire in questo senso ampio che la scienza è una forma potente di fede, capace più della fede religiosa di trasformare il mondo. La preghiera una volta era il mezzo, o l'alleanza col sacro e col divino era il mezzo ritenuto più idoneo per trasformare il mondo. Ecco, anche in relazione al modo in cui Gödel crede di differenziare le verità intuitive dalle verità dimostrabili, ecco, risente di questa carenza, cioè la carenza relativa al significato di questa parola decisivamente importante, che è la parola verità. Ancora un'osservazione sul tempo. L'intelligenza che si vuole costruire è un'intelligenza altrui. Non si vuole costruire la propria intelligenza. Ma l'altro non è da capo un osservabile. Non è che vada in visibilio per Sartre, però una delle cose rilevanti che ha detto è che l'altro, quello che chiamiamo prossimo, è l'inferno. Ma perché? Ma perché è insondabile. Io cosa vedo dell'altro? Vedo un comportamento. Un comportamento che come tale non è intelligenza, ma è quel comportamento che una macchina può riprodurre. E vorrei concludere rilevando che andiamo alla ricerca dell'intelligenza, della producibilità o non producibilità dell'intelligenza artificiale. Ma dato il modo in cui l'uomo è stato inteso in Occidente, l'uomo è l'intelligenza naturale, è intelligenza artificiale. Ricordiamoci la definizione platonica: produzione è la causa che fa passare le cose dal non essere all'essere. E cioè è organizzazione di mezzi in vista della produzione di scopi. Questa è la definizione che l'Occidente dà dell'uomo. Ma questa è anche la definizione della macchina, soltanto che per ora le macchine non hanno in vista gli scopi. L'uomo è quella macchina che organizza mezzi in vista della produzione di scopi, avendo in dotazione appunto la presenza degli scopi, la presenza ideale. Bach parlava di scopi ideel vorhanden, lo scopo è ideel vorhanden. La tecnica è certamente destinata al dominio, ma è destinata al dominio se tiene presente la capacità della filosofia di andare al fondo di questi significati essenziali. Per cui potremmo dire: già l'uomo naturale è una macchina, anzi il mondo è una macchina. E se Platone da capo definisce l'essere come dynamis, potenza, cioè come poiesis, allora il mondo è già un meccanismo in cui i mezzi vengono organizzati in vista della produzione di scopi.
perché l'uomo tratta la poiesis come qualcosa di evidente? Rispondo e chiudo. E perché l'uomo vuol vivere. Dicevo prima che la definizione platonica di poiesis, che tutti riteniamo evidenza, non è osservabile. Ma perché il non osservabile viene tenuto così tenacemente fermo in tutte le nostre convinzioni? Perché se non credessimo nella capacità nostra di produrre e distruggere, di far passare dall'essere al non essere e viceversa, non vivremmo. Ma noi vogliamo vivere. E allora lascio trasparire soltanto questa possibilità. Ma siamo sicuri noi uomini di essere soltanto volontà di vivere e che ci sia in noi qualche cosa di radicalmente più decisivo che non la vita, qualche cosa di più essenziale che non la vita che noi vogliamo per dominare il mondo? Per dominare il mondo bisogna saperlo trasformare, quindi bisogna essere, aver fede nella sua trasformabilità. Ma siamo sicuri di essere semplicemente vita o vita intelligente? Siamo sicuri che alle spalle di ciò che noi crediamo di essere non ci sia qualcosa di essenzialmente più decisivo?